Metecolo Santa Vendrace, santo titolare della omonima chiesa, il quinto vescovo di Cagliari, secondo la tradizione popolare, e questo è salone parrocchiale, ma le messe e le funzioni religiose al posto della chiesa tradizionale vengono svolte in questo locale. Don Alessandro Simula, lei è portavoce di un gruppo di residenti, soprattutto dei parrocchiani, che chiedono però l'estensione dello scavo archeologico. Sì, succede sostanzialmente che i lavori di deumidificazione della chiesa, lavori portati avanti dal comune di Cagliari, e da un'impresa che sta lavorando bene, a dir la verità, però di fatto lasciano inesplorata la parte centrale della chiesa, che ormai si è sicuri appartenere alla fase romanica della chiesa, dove si è scavato soltanto 30 centimetri, e quindi di fatto ci troviamo con un lavoro lasciato a metà. Quindi noi sostanzialmente chiediamo che dalle istituzioni possa arrivare un finanziamento ulteriore, quantificabile più o meno intorno ai 50-60 mila euro, perché poi di fatto la parte di scavo sarebbe di circa 60 metri quadri, scendere fino al terreno vergine e vedere che cosa c'è là sotto. Considerando che questa chiesa, l'ultima volta che è stata indagata dal vescovo d'Eschivel nel 1614, quindi voglio dire è proprio un unicum, nel senso che è una delle chiese meno indagate di Cagliari, e se consideriamo il fatto che qui siamo nell'area dell'antica città di Santa Igia, siamo in area punica, romana, ecco, certamente ci possiamo aspettare, come già sta succedendo, che questa chiesa ci restituisca tanti tesori, il primo dei quali, quello che cerchiamo, la tomba di Santa Vendrace, che di fatto non è mai stata trovata. Don Alessandro, andando verso Santa Vendrace, facendoci una passeggiata in quello che è il salone parrocchiale, che voi per l'appunto utilizzate per poter fare le funzioni religiose, va anche detto che i santavendracini, santerennesus come vengono chiamati secondo tradizione, hanno un po' sofferto, nel senso le messe sono state fatte qui per tanto tempo al posto della chiesa di Santa Vendrace, e quindi sarebbe anche corretto restituire loro una sorta di area archeologica potenziale importante dal punto di vista turistico, e basterebbe scavare un po' di più, andare a fondo e vedere se siano presenti o meno appunto le reliquie ad esempio di Santa Vendrace, ma soprattutto il luogo del suo martirium. Sì. Sostanzialmente sono due le nostre necessità, una di ordine culturale archeologico, perché si ritiene davvero a buon diritto, a buon ragione, che questa chiesa veramente possa essere restituita ad essere centro, fulcro importante della vita culturale di Cagliari, del quartiere, non soltanto del quartiere di Santa Vendrace. Santa Vendrace, appunto, come si ricordava, è tradizionalmente considerato il quinto vescovo di Cagliari, e qui ci possono essere delle indicazioni importanti sul cristianesimo primitivo a Cagliari e in Sardegna. E quindi è giusto che questa chiesa, ecco, venga restituita la dignità che le è propria, di fatto. Fra l'altro una richiesta che, appunto, come dicevi tu Marcello, proviene da tutto il quartiere. Noi dobbiamo ricordare che Santa Vendrace fino ai primi del Novecento era periferia di Cagliari, possiamo dire un villaggio a sé stante, e questa appartenenza culturale è rimasta ancora oggi molto forte negli avendracini. Il secondo discorso è quello pastorale. Questa comunità parrocchiale è fortemente condizionata dalla indisponibilità della Chiesa. Il fatto che siamo in questo salone, che dovrebbe essere di fatto l'oratorio, ci impedisce, ecco, di appunto svolgere attività oratoriali per giovani e famiglie, che sempre più oggi sono necessarie in una pastorale parrocchiale. Questa non è una chiesa campestre dove non c'è nessuna attività pastorale, qui c'è una parrocchia fra l'altro di 9.000 abitanti. Con la restituzione della chiesa, ecco, si completerebbe questo discorso culturale, ma anche il discorso pastorale. Potremmo anche dire che gli scheletri che sono stati rinvenuti, gli ex abitanti del quartiere, i nostri papà del passato, hanno dato il loro tributo, nel senso sepolti sotto la chiesa, ora sono stati portati via, quindi si potrebbe andare a fondo. Ecco, chi dovrebbe porre la parola fine, cioè nel senso chi potrebbe decidere di far ciò
o di fare insomma in modo che questa venga? Beh, sicuramente le istituzioni che hanno comunque finora finanziato, ecco, questi restauri e questi lavori, quindi sicuramente da parte del quartiere c'è una richiesta, ma la richiesta verrà fatta alle istituzioni, comune, regione, città metropolitana, ministero. Insomma, noi non vogliamo chiedere soldi alla gente, ecco, perché poi la gente di Santa Vendrace, la parrocchia la sostiene. Chiediamo però che non si ricopra il terreno, il pavimento della chiesa senza aver fatto questa indagine, anche perché non vorremmo che fra un po' di tempo, quando magari i soldi saranno disponibili, si risfasci di nuovo il pavimento per cercare. Sarebbe un inutile spreco di denaro pubblico, quindi è ora il momento in cui fare questo. Magari mi permetta anche un rimandare la cosiddetta futura fruizione turistica di quella che sarebbe come la cattedrale della storia di Santa Vendrace, la stessa chiesa magari valorizzata, che potrebbe portare un indotto incredibile alle attività commerciali con le visite guidate e tante altre attività. È il quartiere che attende tutto, quindi la rivalorizzazione culturale della chiesa è inscindibile da una promozione culturale, economica e sociale del quartiere. Fra l'altro, gli scavi archeologici che hanno restituito tantissimi scheletri di nostri parrocchiani vissuti qui, va bene, che abbiamo chiesto fra l'altro anche che vengano riportati, noi creeremo una cripta nuova proprio per accogliere i resti di questi parrocchiani, i cocci di vasellame fin dall'epoca punico-romana e alto-medievale che sono stati trovati, e poi tutti gli altri reperti, ci dicono, ci parlano di un sito che ha voglia di comunicarci tantissime cose. Sarebbe veramente assurdo chiudere questo discorso così, soltanto perché mancano dei fondi. Grazie e tanti auguroni affinché questa missione trovi per davvero una sua, speriamo immediata o quanto prima, realizzazione. Grazie a voi, ce l'auguriamo.